Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon. Nella scorsa puntata ho fatto una sfida a scambio a Pokémon assieme ad Larz e Marci. Non è andata proprio benissimo, ma ci siamo divertiti davvero tantissimo. Quindi se vi siete persi l'episodio potete andare a recuperarlo, lo trovate ovviamente sul mio canale. Come sempre lasciate subito un like per sostenere questa serie e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ora iniziamo l'episodio di oggi perché ci sono alcune cose che devo farvi vedere. Prima di tutto voglio mostrarvi una clip che ho registrato poco fa, proprio quando sono entrato sul server. Ero a Las Fortunas e a un certo punto è spawnato un leggendario. Ragazzi, ero qua a Las Fortunas e immediatamente è spawnato questo leggendario che voglio assolutamente andare a catturare. Allora, vediamo subito di ingaggiarlo. Ok, l'abbiamo ingaggiato. Zera ora. Ragazzi, proviamo a catturarlo. Ok, ragazzi, proviamo a fargli una mossa non troppo forte, tipo un morso, che dovrebbe fargli un po' di danno, ma non tantissimo. Perfetto. Andiamo con un altro morso. Non ne farei un'altra perché mi sa che la mossa potrebbe essere letale. A questo punto mettiamo Gallade, che è salito un po' di livello rispetto all'ultima volta, ma non so quanto possa, diciamo, fargli male. Io vado con un falso finale. Vediamo un po'. Purtroppo poco. Ipnosi. Sono riuscito a farlo dormire, quindi potremmo andare ancora con falso finale. Vediamo un po' se riusciamo a tenerlo addormentato un po' di mosse. Vediamo un po', sì, grande Gallade che si sacrificherà e si è sacrificato, però ce l'abbiamo fatta. Adesso rimettiamo Incineroar e adesso andiamo con le Pokéball. Non ho lanciato la Velox Ball subito e mi sono dimenticato un'altra volta di Mega Evolvere Gallade. Comunque ragazzi, è stata una cosa velocissima perché sono entrato nel server ed è arrivato subito il Pokémon, quindi dobbiamo semplicemente tirargli le Ultra Ball. Ha pochissimi PS, quindi potrebbe essere che riusciamo a prenderlo. Vediamo, zaino Pokéball, Ultra Ball. Oggi mi sento in forma, ragazzi, mi sento in forma. Dai, Zeraora, entra nella mia Ultra Ball. Accidenti, colpo critico mi ha fatto. Allora, andiamo con un'altra Ultra Ball. Non ne ho tantissime, però ce la posso fare. Purtroppo è pieno giorno, quindi non ho efficacia con le Scuro Ball, però ci dobbiamo provare lo stesso. Al limite le utilizzeremo ugualmente. Allora, dai, Zeraora, vieni qua. Zeraora è abbastanza tosto, Tosto. Dunque, proviamo una Mega Ball adesso. Cambiamo un po'. Magari non gli piace la Ultra Ball. Cosa dici? Gli è piaciuta? Toucannon subisce un colpo abbastanza forte. E proviamo adesso una Premier Ball. La Premier Ball di Tearless, quella che mi ha regalato a Natale. Dai, dai, neanche la Premier Ball gli è piaciuta. Ancora Ultra Ball. Ragazzi, questo Zeraora è veramente tosto, tosto da prendere. Ma la mia Ultra Ball non può resistere! E l'abbiamo catturato! Sì, Zeraora! Uno dei Pokémon nuovi, abbastanza recente, è stato aggiunto, credo, in uno degli ultimi aggiornamenti. Oh, bellissimo, fantastico, fantastico. Eccolo qua, Zeraora, bellissimo. Tra l'altro un Pokémon veramente fantastico, Pokémon di tipo elettro, se non mi sbaglio. Vi faccio vedere anche che era spawnato. Anzi, ne erano spawnati... Ah, mentre stavo giocando ne era spawnato un altro, il solito Upa, che quello sì, è buggato secondo me perché spawna troppo. Però vedete, era spawnato e io ero qua vicino al gioco della Ruota della Fortuna, perché stavo studiando per il prossimo minigame. È spawnato e l'ho catturato. Yeah! Però mi sono dimenticato ancora di Mega Evolvere Gallade. Vabbè, la prossima volta. Ebbene sì ragazzi, ora Zeraora è nella nostra squadra, veramente un Pokémon bellissimo. Tra l'altro ho visto che è di natura Jolly, che leggendo un pochino in giro va benissimo per questo Pokémon. Allora, volevo dirvi che abbiamo installato la nuova versione 1.4.1 della Pixelmon Generation, che corregge diversi bug, fra cui quello che impediva alle Gicocche di essere colte dall'alto, come vedete, e adesso invece funziona tutto perfettamente. Meno male perché non avevo voglia di spostarle tutte e quindi sono contento di questa correzione. E inoltre sono stati aggiunti anche alcuni Pokémon nuovi e oggi vorrei provare a catturarne almeno uno.
Come vedete nella mia squadra c'è uno shelder di livello 1 che abbiamo ottenuto con l'accoppiamento tra uno shelder e un anorith. Ha già la mossa caduta massi e ha natura adamant. Sono andato un pochino ad informarmi e alcuni di voi me l'hanno anche scritto nei commenti. La natura adamant è ideale se volessimo un cloister con caratteristiche offensive. E non è una cosa che mi dispiace. Se invece avessimo voluto un cloister con caratteristiche difensive, avremmo dovuto prendere uno shelter con natura naive, che noi in realtà abbiamo. Ok, non ha la mossa caduta massi, però potrebbe già andare bene. Quindi non ho intenzione di proseguire con gli accoppiamenti, perché abbiamo già dedicato un sacco di tempo a tutto questo, quindi faremo salire di livello questo shelter e a tempo debito lo andremo ad evolvere in Cloyster. E diventerà un altro Pokémon molto insidioso nella mia squadra. Ho incontrato un Mega Glalie, quindi direi di andare a ingaggiarlo e sconfiggerlo immediatamente. Livello 90! Mamma mia, livello 90, perché stiamo utilizzando Pokémon di livello molto alto, quindi... Non è affatto facile, ma noi abbiamo i Pokémon giusti per queste cose, più o meno. Sosbuck sicuramente andrà bene con un calcio salto e lo facciamo fuori, perfetto. Un sacco di punti e il nostro Shelder ovviamente sta facendo livelli. Allora, gelo lancia lo volevo assolutamente imparare, quindi lo mettiamo al posto di azione. Oh, abbiamo la Glalitite, perfetto, poi ci ha dato la Cresci... e della caramelle rare. Poi qua, vabbè, questo non ci interessa. Ragazzi, guardate, qui c'è uno Skiddo, uno dei nuovi Pokémon che sono stati aggiunti in questa versione. Quindi tentiamo di catturarlo. Allora, facciamo così, visto che non stiamo usando molto Gallade, vediamo di mega evolverlo almeno per una volta, per indebolire un pochino il nostro Skiddo. Facciamo così, così vediamo anche la mega evoluzione. Ok, perfetto, così. E gli facciamo ovviamente un falso finale. Vediamo un pochino. Oh, finalmente vediamo la mega evoluzione di Gallade, che volevo utilizzarla in realtà con un Pokémon leggendario. Però va bene lo stesso. E adesso che è mega evoluto è veramente potentissimo. Con falso finale lo portiamo a un PS. E poi utilizziamo dunque, ho preso delle Pokéball nuove. Volevo provare una Garaball, ragazzi. Una Garaball, non l'ho mai utilizzata. E vediamo un po' se riusciamo a catturarlo con la Garaball. Direi che è abbastanza semplice. Sì, abbiamo catturato Skiddo. Perfetto. E Gallade è salito anche di livello. Ottimo, ottimo. Allora, vi faccio vedere questo nuovo Pokémon. Tra l'altro, la cosa strana è che Skiddo dovrebbe evolversi in Gogoat a livello 32. Però questo è a livello 44. Quindi, secondo me, se gli facciamo fare un livello, riusciamo a vedere anche la sua evoluzione. Senti, ma fatti vedere un po' meglio... Che sei contro lì. Oh, è carino, dai, non è male come Pokémon, è abbastanza simpatico. Ok, ragazzi, stavo combattendo contro questo allenatore e Skiddo ha fatto un livello. Tra l'altro ha imparato Fendifoglia, che potrei anche, direi, farlo al posto di azione, direi. E vediamo poi, quando abbiamo finito questa battaglia, se Skiddo si evolve. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, e sì, si evolve Skiddo, naturalmente attaccato al mio personaggio, però non importa. Bestia, però, si sta ingrandendo anche parecchio. Guardate, wow, eccolo! Beh, è sicuramente più minaccioso. Gogoat, ragazzi, abbiamo praticamente una capra. Purtroppo Gogoat, che fa dei salti bellissimi, non è cavalcabile. Speravo lo fosse, perché sarebbe stato un ottimo Pokémon per le gare. Per quello l'avevo messo nella Garaball. Beh, in ogni caso lo terremo lo stesso, anche se non penso diventerà uno dei Pokémon ufficiali della mia squadra. Allora, intanto qua c'è una Pokéball che andiamo ad aprire e contiene cambia posto. Dunque, ragazzi, giusto per farvi vedere, questo è un altro Pokémon che è stato aggiunto. Eccolo qua, è veramente piccolino, ragazzi, è veramente minuscolo. Guardate, è alto meno di un fiore e si chiama... Scatterbug. E noi Scatterbug però non lo vogliamo catturare, quindi lo sconfiggiamo perché non è un granché. Ecco qua, ragazzi, un altro Pokémon che è stato introdotto in questo aggiornamento, che dovrebbe essere l'evoluzione di quello che vi ho mostrato prima, Villivon. Allora, voglio andare a sconfiggerlo perché è di livello 70, è incredibile, è altissimo. Quindi facciamogli un Rogodenti
e lo facciamo fuori al primo colpo, ma ci dà veramente un sacco di punti. Ok, quindi abbiamo visto un altro Pokémon nuovo dell'aggiornamento. Dunque ragazzi, questo è un altro Pokémon dell'aggiornamento che volevo catturare, quindi andiamo a ingaggiarlo con Gallade. Ed è Floette, ragazzi, è già la seconda evoluzione di questo Pokémon, ma è veramente bellissimo, è praticamente un fiore. Allora, andiamo a fare ovviamente la mega evoluzione e falso finale, così andiamo subito a indebolirlo ben bene e poi andiamo a catturarlo, perché questo volevo proprio farvelo vedere, questo Pokémon. Allora, dai, ok, ne basterà un altro di falso finale e dovremmo averlo portato a un PS, perfetto. A questo punto, già che ci siamo, lo addormentiamo anche. Ma sì, dai, facciamo una Mega Ball con questo, dai. Dovrebbe entrare quasi con la certezza assoluta, perché un PS è addormentato, ragazzi. E infatti l'abbiamo preso. Come vedete, Gallade non sarà utile solamente per i leggendari, ma anche per altri Pokémon. Le catture sono molto, molto più facili. Ok, adesso andiamo a vederlo e poi magari facciamo anche una piccola evoluzione. Vediamo un po'. Allora ragazzi, eccoci qua nel nostro laboratorio per mostrarvi il nostro Floette. Eccolo qua, molto piccolino, anche se abbastanza carino, è un fiore. È di dimensioni grosse, ho visto, quindi pensate un po' quanto possa essere piccolo quello di dimensioni minuscole. Comunque io direi di farlo anche evolvere. Usiamo la pietra brillo e andiamo a evolvere Floette. E ora si ingrandisce tantissimo! Ragazzi, questo è veramente bello, questo Pokémon, eh? Guardate. No, che eleganza! Florges, eccolo qua! Wow, bellissimo! È veramente elegante, ragazzi. È un Pokémon veramente bellissimo. Mi piace, e tra l'altro è di tipo folletto, quindi è un Pokémon che ci mancava. Dunque ragazzi, oggi ho fatto veramente un sacco di cose, tra l'altro la cattura di Floette mi ha portato via un bel po' di tempo perché non spawnava nella Flower Forest. Volevo però farvi vedere un lavoretto che ho fatto qualche giorno fa. Sapete che io ci tengo molto anche all'ambiente circostante la mia casa, anche se siamo nella Pixelmon e non in una serie vanilla, e quindi ho decorato un po' la parte qua dietro. Come vedete sto facendo questo sentiero, qua ho fatto questo ponticello che passa su questo stagno e là ho fatto tutta una cascata, come vedete, che scende da questa parte. Ho fatto un po' di decorazione con vari blocchi e devo dire che è venuto un bel lavoro, mi piace proprio. Anche tutto questo ambiente bello colorato. E dunque ragazzi, questo era l'episodio di oggi della Pixelmon, spero davvero vi sia piaciuto. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!